Eccoci tornati su Ark, come sempre vi ringrazio per il supporto che state dando alla serie. Come vedete, diciamo che abbiamo ampliato leggermente la nostra casetta, nel senso che c'era veramente un sacco d'acqua da ste parti, o meglio, c'era una specie di laghetto, mettiamola così. E praticamente nulla, era comunque spazio inutilizzato, quindi diciamo ci stava magari ampliare un attimino. Ci sono voluto un po' di fondamento, fortunatamente richiede soltanto legno, quindi niente di incredibile. Tra l'altro questa qui è praticamente la serra e diciamo due piantine, devo dire ce ne sono entrate abbastanza. Tra l'altro questa qui che cavolo di problema c'ha? Va bene. Tra l'altro, come vedete, non sono ancora cresciute, che purtroppo ci vuole veramente un bel po'. È praticamente nulla. Abbiamo l'NPC Gardener, anche se purtroppo ancora non è alimentato, visto che richiede la birra. A parte questo, nulla. Abbiamo lo spaventapasseri e nulla. La lumachina. Tra l'altro, come vedete, il Gardener non sta facendo proprio un lavoro esemplare, nel senso che ci sono tutti i rampicanti attorno alla serra, quindi, insomma. Allora, invece da quest'altro lato qui abbiamo praticamente la pergola, pengola. Non mi ricordo mai come si chiama sta aggeggio. Pergola, va bene. Cerco di memorizzarlo. E nulla. Abbiamo l'item collector, che diciamo qui ci stava un po' di più. Terezino sta lì tranquillo, tranquillo. E se magari l'Optero scende, è qualcosa di meraviglioso. Allora, atterra un attimino. Sta calmo. Noi ce ne andiamo un attimino qua dentro, visto che ho praticamente abbassato d'un piano, in modo tale che sopra ci possiamo mettere qualcosina in più. E nulla, per il momento ci abbiamo i barili che, diciamo, ci vorrà veramente tanto, in realtà. Quindi nulla, andiamo avanti. Allora, per il momento direi, ci facciamo un attimino un po' da dardi. Allora, i dardi, come si facevano? Se non sbaglio c'era tipo l'alfa infuso, eh sì, eccolo qui. Allora ce ne facciamo 20? È possibile? 3, veramente. Che ci vuole? Questo qui. Quanti ne possiamo fare? Meraviglioso. Ora questi qui li convertiamo in questi e poi in teoria ci possiamo fare questi qui, credo. Sì. Tra l'altro per fare questi qui che ci vuole? Ma in realtà niente di pazzesco. Ne possiamo fare 11 però. Vediamo un attimo se è possibile fare un paio di questi qui. Munizioni semplici per fucile, va bene. Però non abbiamo polvere da sparo, quindi nulla. Tocca farne a meno purtroppo. Perché non credo che questa fornace qui abbia praticamente carbone. Eh no, infatti. Allora, in teoria c'è un altro po' di legno nell'Ozocraft, sì, fantastico. E nulla, la lasciamo così in modo tale che a un certo punto, diciamo, ci fa qualcosina di carbone, anche se non mi sembra che ne sta facendo. Probabilmente ci conviene fare la forgia industriale, che altrimenti ci vuole veramente tanto. A meno che non lascio tipo, non lo so, 10 campfire rafk per qualche ora. Ora vediamo. Allora, vediamo un po'. Andiamo con l'Optero, con la Viverna. Poi dirò. A sto punto facciamoci un giro con la Viverna. Allora, vediamo un attimino da ste parti se magari c'è un'alfa interessante. Anche se in realtà mi piacerebbe trovare un anchilo, che altrimenti, insomma, coppa metallo diciamo che non è proprio il massimo col piccone, no? Tra l'altro, sti pterocchifabled quanta vita c'hanno? No, in realtà quello è Malin. Va bene. Quello lì alfa al 200, no. Non ci interessa. Bellissimo con questo drop. Cioè, nel senso, tutte strutture in legno. Meraviglioso, no? Purtroppo, per quanto riguarda l'anchilo, onestamente, non so veramente dove andarlo a cercare. Nel senso, bene o male, in tutte le zone montuose dovrebbe comunque spawnare. In teoria. Qua c'è un Reaper tipo.
Alfa Reaper Queen, no, via, via, via. Vabbè, qui c'è ovviamente il titano della foresta, che è meglio lasciarlo in pace, che insomma, onestamente non so quanto danno fa, meglio non rischiare. No, va bellino sto gacha. Quasi quasi. A sto punto vi dirò, visto che comunque nel giocatore singolo gli artefatti per respawnare ci mettono una vita. Ce lo recuperiamo un attimino questo qui, che è semplice semplice. Ole. Almeno uno ce l'abbiamo. Non si sa mai che servono per craftare qualcosa. La brutta sensazione che ho dimenticato le crocchette, infatti. Anche se ho praticamente risolto il teleport, cioè nel senso, sono andato a leggere sulla pagina della mod e praticamente nelle cave non funziona se praticamente lo piazzate a terra. Se invece lo piazzate su una struttura, in realtà dovrebbe funzionare. Quindi ora vediamo. Cioè, prima funzionava, ora se non funziona, alzo le mani. Da queste parti in realtà non mi sembra niente di pazzesco. In realtà anche la mantide, magari col piccone. Forse per farmare metallo non è male. Togliamo di mezzo magari queste qui normali. No, 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 non puoi volare così via. Allora, è uno. No. Aia. Per favore, stai calma un attimino. Non credo che ci hit. Però non spara nemmeno il fucile. Non lo so che problemi c'ha sta mantide, ma va bene così. Però gioco, non mi fregare i colpi, per favore, che già so pochi. No, sta ferma, torna qui. Fantastico. Allora, in teoria, ora facendo praticamente così. Per favore dimmi che funzioni, che altrimenti. Qualcosa di sbagliato. Cioè, prima funzionava, ora no. E niente, raga, non va. Ci ho provato tipo due volte, ma non vuole sapere nulla. Fortunatamente, comunque, il torpore scende lentamente, quindi possiamo anche tornare un attimino indietro. Anche se vi dirò, è veramente strano che il teleport non funziona, cioè, nel senso. Sarebbe interessante magari provare la mantide alfa con le spade tipo potenziate con 500% di danno o più. Quanto danno fanno? Visto che comunque quella vanilla di mantide con le spade già con 200% fa veramente tanto danno. Quella alfa con le spade con 500% quanto danno fa esattamente? Penso più di 5.000. Però vedremo. In teoria un progetto della spada potenziata ce l'abbiamo. L'unico problema è il metallo, che in realtà per fare la serra 400-500 circa se n'è andato. Quindi insomma, non ne abbiamo tantissima al momento. Poi appena ci abbiamo la forgia industriale, diciamo che è un po' meglio. Allora, lasciamo un attimino la viverna qui. Andiamo a recuperare un secondo le crocchette, che altrimenti quella povera mantide sta tipo lì a vita. Tra l'altro è gigante sta viverna. Allora, le crocchette. Non abbiamo crocchette, 11, va bene. Cioè, va bene nel senso che non so proprio pochissime, ma in realtà ne servirebbe qualcuna in più. Allora, crocchette degli alfa, eccole qui, ne possiamo fare 20, meraviglioso. E praticamente le prossime crocchette da fare dovrebbero essere quelle elementali. Sì, perché ci richiede le uova alfa. Quindi in realtà c'è prima il tier elementale e poi quello apex, non il contrario. Allora, vorrei spostare un attimino il teleport, visto che in realtà io avevo provato a lasciarlo qua davanti. Facciamo che ti piazzo un attimino qui. E vorrei vedere un secondo se li funziona. Qui funziona. Bacca P.
In alcuni punti sì, in altri no. Allora, eccoci arrivati alla mantide. Vediamo un attimino quante ne richiede. Guarda, te ne do uno solo di questi qui, che in teoria dovrebbe bastare. Tra l'altro 540, mica male. Aspetta, ridacci le crocchette. 17, va bene. Allora, un attimino torna nella sfera. Facciamo giusto un attimino un giro sulla montagna innevata, che magari riusciamo a trovare un anchilosauro e nulla. Poi a quel punto ritorniamo indietro e ci facciamo la sella alla mantide. C'è una gigi... Non ci credo. Io non riesco a tenere un ottero in vita. Che cavolo? La cosa incredibile è che siamo vivi. Mi dispiace per la sella, ma meglio andare via. Il teleporto non funziona. Cioè, prima sì, ora no. Serio? Come ritorniamo indietro? No, non ci credo, dai. E nulla, purtroppo dobbiamo lasciarci qui là, altrimenti non riusciamo a ritornare indietro, non ci abbiamo nulla purtroppo. Questo teleporto comunque mi sta a fare impazzire, cioè, a volte funziona, a volte no. Comunque diciamo che non eravamo proprio vicinissimi, cioè è strano che ci ha comunque one shottato l'Optero. Comunque in un modo o nell'altro non c'è verso, ogni episodio un Optero deve lasciarci. E nulla, recuperiamo un attimino il corpo. Allora, una spada potenziata ce l'abbiamo, 668%, direi che non è male. Per quanto riguarda la mantide, ma scusatemi un attimo, la sella della manticora a livello 40. Va bene, ha senso. In realtà no, ma andiamo avanti, ci facciamo un attimino questa qui. Spero soltanto che ci abbiamo abbastanza metallo, ma ne dubito. In realtà ci è andata bene, fortunatamente. Allora, gli lasciamo un attimino la sella, gli diamo le spade e in teoria dovrebbe fare abbastanza danno, credo. Allora, un secondino che usciamo. Speriamo che non c'è niente di incredibile qua davanti, altrimenti la vedo brutta. Allora, quello lì, 145.000 di vita, insomma. La mantide c'ha 32.000 di vita, direi che non è il caso. Tra l'altro non c'ha nemmeno tantissimo di danno, 700%. Allora un attimino, mangia queste pozioni, fantastico. Almeno così abbiamo 1200% di danno. Teoricamente qualcosina in più dovrebbe farlo. Anche se tocca addomesticare un paio di Ptero Alfa, che altrimenti la vedo dura. Allora un attimino. Ma vi dirò. Mi aspettavo qualcosina in più. Onestamente, cioè nel senso. Ma. What? Io evito commenti. Tra l'altro ci abbiamo anche il letto in cooldown. Tocca spawnare purtroppo un attimino sulla spiaggia. Certo che comunque un video senza fa danni non c'è verso di registrarlo, è veramente assurdo. Giustamente la mantide dopo che ci lasciamo le penne lo killa, mi sembra giusto. Allora un attimino, vieni di qua per favore. Vedrò. Cioè nel senso. A parte che si è glitchato l'audio. Ma... Un attimino che in teoria così si risolve. C'è qualcosina di bello? In realtà no. Ma scusami, i fatti due no. A questo qui invece fa 8.000. Va a capire. Beh, diciamo che comunque 8.000 non è proprio male. Anche se comunque, considerando che la spada... Quasi 700%. E lei comunque c'ha 1250.
Poteva anche fare qualcosina in più, no? E nulla, a sto punto tocca addomesticare un attimino al volo un paio d'Optero. Anche perché non abbiamo nient'altro per volare, quindi insomma. Diciamo che non è proprio il massimo. Tra l'altro facciamo un attimino un piccolo esperimento. Mettiamo questo qui praticamente non dentro la cave, ma all'entrata. E in quel modo vorrei sperare che funziona. Altrimenti, insomma, mi sembra abbastanza inutile. Allora, ce lo piazziamo tipo. In realtà va bene anche qui. Almeno così non è troppo vicino alla cave, non gli dovrebbe dar fastidio. Ovviamente, se il problema è che stava nella cave, ma insomma. Mi sembra a me che a volte funziona, a volte no, dipende come gli gira. Questi qui addirittura al 720. Caspita. Insomma. Diciamo che ci hanno veramente tanta vita. Allora, un Optero Alfa. Un Optero Alfa. Quanto può essere difficile trovare un Optero Alfa? Lì in realtà ce n'è uno. Livello 80 no, però dai. Livello 80 non mi sembra proprio il caso. Anche sto dodino, ma almeno così recuperiamo un po' di blood, che in realtà quello alfa si fa abbastanza easy con tutti i branchiosauri che stanno là davanti, non è un problema. Più che altro quello toxic è un po' un casino, visto che comunque vengono killati, diciamo, abbastanza velocemente. 580, vedrò. Non è per niente male. L'unico problema è che sotto c'è il Reaper. Quindi, insomma. Vediamo un po'. Per favore. Non farmi volare da sotto. Non ci credo che si è fermato lì comunque. Guardate quello dove sto. No! Carno del cavolo. Forse l'ho beccato al volo. Non ne sono totalmente sicuro, ma. Allora, se non sbaglio erano 11, quindi gli dovrebbe bastare. 3 di queste qui, stessa cosa. Vediamo un attimino. 99,9. L'ho beccato al volo il carno, cioè, pazzesco. Quel Troodon lì, livello 100. Non ci posso pensare quel Ferox. Eravamo, non lo so, 50-70 metri lontano, ma. Insomma, ci ha killato comunque. Manca una. 3 pozioni mi sa che non bastava. Occa, no. No, 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 no. Oh. Fortuna che vola via, perché insomma. No, l'Optero no. L'Optero no. Si è mangiata l'Optero, non ci credo. No. Questo è un disastro. Aiaiai. Aiaiai. Via, 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 via. Reaper del cavolo. La mantide comunque è buggatissima. Cioè questa qui se la lasciate fuori fa un casino veramente disumano. Cioè tipo si glitcha l'audio di quando salta. Cioè non so se rendo l'idea, ma è abbastanza fastidioso. Facciamo che te lascio un attimino qui. Direi che per oggi è tutto, anche se probabilmente off camera cercherò di addomesticare altri due ptero, così magari nel prossimo episodio cerchiamo sia un uovo di viverna di veleno sia elettrica. Così magari proviamo anche loro. A parte questo nulla, direi che per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando iscrivetevi, lasciate un commento e un mi piace e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao!